Grande protagonista di questa Schneider, il Piaggio Pegna PC7, rivoluzionario oggi come nel 1929. Il vero Pegna non volò mai. Ci riuscirà il modello di Alain Vassel? Alain Vassel si prepara a volare con il Pegna, del quale vediamo alcuni dettagli. Il modello ha un'apertura alare di 1,30 m, pesa 3,8 kg ed è motorizzato con un OS-45. Ma il momento è carico di suspense. Volerà? A gara ormai conclusa, Vassel fa l'ultimo tentativo. E finalmente il Piaggio Pegna PC7 vola. Un volo breve, non esente da difetti, ma comunque ben superiore al rodeo del giorno prima. Un volo che dimostra quanto l'ingegner Pegna avesse ragione con il suo aereo. Una macchina dalle linee ancora oggi modernissime, strano incrocio fra un aereo e un aliscafo, a cui le vicende storiche hanno negato una meritata affermazione. Un'affermazione che giunge ora, dopo 60 anni, grazie alla tenacia e alla passione di un aeromodellista.